Sono qui con Francesca Galeazzi, una giovane artista italiana, e con la sua opera di una mostra che si chiama DIY, che comprende oltre lei altri giovani artisti, altri 19 artisti. Ciao Francesca, vuoi per Ciao. favore parlarci della tua opera? Sì, l'opera in cui mi siedo in questo momento è la mia sedia di quando ero piccola, di quando ero bambina. È un'opera che ho fatto per celebrare e ricordare la mia infanzia, che è stata un'infanzia molto felice, gioiosa e allegra, e è qualcosa che in qualche modo sembra essersi perso nell'arte contemporanea, soprattutto in questo paese, in cui sembra quasi che ci si debba vergognare di aver avuto un background felice, e ho deciso invece di celebrarlo e portarlo all'estremo, ricostruendo un oggetto che mi era molto caro, che era una piccola poltrona di peluche che avevo quando ero piccola e che ho voluto ricostruire in scala come sarebbe oggi se fosse nella stessa proporzione di quando avevo un anno. E quindi l'ho fatta, l'ho portata a questa mostra e sono l'unica persona che può sedersi su questa sedia, quindi vado molto fiera. Come è stata presa quindi questa opera, questa A dire la sediona? verità, ha suscitato molto entusiasmo e ha riportato quasi tutti in qualche modo all'infanzia e ho visto reazioni molto positive, nel senso che un po' il pubblico voleva sedersi, voleva toccarla, erano tutti a toccarla, a divertirsi e ridere di questo pezzo, perché comunque è molto più interattivo e mi riporta rispetto a altre opere, riporta un po' lo spettatore indietro nel tempo. Per cui è stato molto bene, sono molto contenta di come stia andando. Oltre a questo, cosa hai presentato? Oltre questo, questo pezzo è ovviamente è un'installazione con la fotografia originale della serie, quindi circa 30 anni fa. E oltre questo ho presentato tre piccole sculture alle quali sto lavorando ultimamente, il progetto sulla mia casa. Questo è un lavoro che sto sviluppando ultimamente, sul tema della casa e dell'appartenenza al luogo. È una piccola scultura in acrilico, su una base, più soffice di gomma e di spugna. Il tema è sì della casa e dell'appartenenza al luogo, ma anche il tema che poi viene suggerito dal titolo di annidato. È quasi come voler portare in parallelo una specie di discorso sulla casa come nido, come posto accogliente, sicuro, isolato. Il nido è una struttura estremamente affascinante. Ho voluto giocare il parallelo tra ricostruire la mia casa, quindi l'ambiente domestico, l'ambiente familiare, qua a Londra, e ricostruirla creando un piccolo modello quasi architettonico, però poi ricostruito in questa maniera quasi casuale, che invece non lo è affatto, è una struttura estremamente difensiva, chiusa in se stessa, che poi è il nido, che raccoglie all'interno un po' il cuore della casa, quindi la felicità, il senso di appartenenza. E nonostante il nido sia così difensivo e rigido come struttura, quindi l'uso del plexiglass con gli angoli diciamo pungenti e sporgenti, il nido è pur sempre, ha sempre una base molto più soffice, che è questa specie di gomma che lo rende molto fragile. E gioca sulla dualità dei materiali, ma anche dei significati. Ecco il secondo nido. E come si può vedere ci sono delle figurine, qualcuno anche che sbraccia. Chi è il personaggio? Ma il personaggio sono io in scala, stiamo parlando di un oggetto abbastanza piccolo, quindi sono in scala rispetto alle dimensioni della struttura dell'appartamento, della mia casa. E sono io ripetuta tre volte all'interno dello spazio, perché comunque parliamo sempre di momenti diversi nella
della vita, nella giornata della stessa persona, per cui ci sono momenti in cui sono più solitaria, momenti in cui sono triste, momenti sono allegra, gioiosa e, come dicevi tu, sbraccio da dietro, però è un po' il discorso di avere tante personalità e trovare il proprio spazio all'interno della casa, all'interno del nido, del proprio ambiente domestico. E poi questo nido, o comunque questo oggetto, ha rappresentato anche all'interno cioè una certa relazione con l'altro oggetto della sedia, portando la fotografia di quando ero bimba praticamente all'interno del pezzo, all'interno della scultura, facendole dialogare, perché c'è un altro riferimento alla mia infanzia, alle mie origini, da dove vengo, da dove sto andando, e questo è un tema molto importante per me. Terzo ed ultimo nido. Allora, a questo punto parlaci anche di te. Questi lavori che sono qua sono riflettono in parte la mia ricerca, quello che sto a quale sto lavorando ultimamente. E fondamentalmente come artista e come persona sto cercando di unire una ricerca personale sul concetto di appartenenza e di luogo e di casa, di ambiente familiare. Sto cercando di trovare un parallelo a questa ricerca personale nella mia carriera d'artista e di architetto, che è il mio mestiere. E quindi il lavorare su questi piccoli oggetti che sono in parte architettonici e in parte artistici e che raccontano un po' la mia storia, dove sono, dove sto andando. E adesso parlaci di te, di come hai cominciato, di quando hai cominciato. Ma io ho cominciato da sempre, ho iniziato quando avevo forse pochi mesi o un anno, da quando sono riuscita a tenere in mano una matita a poter disegnare. Era una parte di me intrinseca in tutto quello che faccio, è sempre stato quasi un istinto esprimermi in maniera visiva e esprimere tutto quello che passava nella mia mente, nei miei pensieri, ma anche intorno a me, esprimerlo disegnando, dipingendo o creando oggetti. E questa cosa è nata, è cresciuta nel tempo e si esprime in modo professionale dal punto di vista architettonico, perché parte della mia creatività si esprime anche nel progettare e veder costruire oggetti di architettura, e in parte nel mio esprimermi da artista, per cui lavorare nel mondo dell'arte contemporanea e cercare mezzi, tecniche e modi di esprimere un po' in fondo quello che mi succede nella vita, quello che è importante per me. In fondo credo l'arte che mi interessa è un'arte autobiografica, parla sempre esclusivamente della mia vita, di quello che mi succede. E essere personalità diverse, molteplici all'interno dello stesso corpo non è negativo, è la cosa più stimolante e eccitante che possa esserci. Quindi un saluto alle tante Francesche che vivono dentro di te.